Buongiorno a tutti. Sono fredde giornate d'inverno ed è piacevole in questi giorni stare a casa. Piove, c'è freddo anche qua da noi in Sicilia. In questo video volevo proseguire il discorso dell'ISIS e dei talibani in Afghanistan. Noi sappiamo che nascono da un'errata interpretazione del Corano. Cosa significa? Innanzitutto, quando Maometto scrisse il Corano, la jihad era intesa solo in senso difensivo, ovvero difendersi dagli attacchi esterni, anche se poi sappiamo che l'Islam si è espanso fino alla Spagna, alla Sicilia, quindi ha inglobato buona parte dell'Europa meridionale, solo che non era come l'Islam dell'ISIS, cioè non si parlava di Stato islamico, ma era una grandiosa civiltà in cui sono fiorite le scienze, la medicina, l'astronomia. Basti pensare ai grandi nomi come Avicenna e Averroe, che era un filosofo spagnolo, che influenzarono la filosofia scolastica occidentale. E anche i grandi condottieri come il Saladino, che strappò l'Egitto ai sultani fatimidi, fu un grande conquistatore, ma non era certo un fanatico come i membri dell'ISIS. Quindi l'ISIS che cos'è? L'ISIS nasce, come ho detto, da un'errata interpretazione del Corano. E innanzitutto fanno guerra contro quella che nel Corano è definita la gente del libro. La gente del libro si intende sempre nel Corano ebrei e cristiani. Quindi gli ebrei e noi cristiani. E quindi questo va contro tutti i fondamenti dell'Islam, perché Maometto non intendeva fare guerra a ebrei e cristiani, ma infatti sappiamo che quando l'Islam si espanse, parlo dei grandi secoli dell'impero islamico prima dell'ascesa dell'impero turco, sappiamo che cristiani ed ebrei, anche se dovevano pagare una tassa, vivevano sotto la protezione dei califfi, prima i califfi omayyadi e poi i califfi abbasidi, che in effetti proteggevano le comunità cristiane orientali, le comunità siriache e anche le comunità ortodosse. Infatti anche l'impero bizantino, nonostante le guerriglie, visse in pace fino all'ascesa dei turchi. Quindi, in poche parole, non ha nulla a che fare con l'ISIS odierno. L'ISIS è un'organizzazione terroristica. In un'ipotetica intervista a un membro dell'ISIS, loro sono convinti di farlo in nome di Dio, però in realtà operano in nome di Satana, perché vanno a uccidere cristiani, quindi gente che nel Corano e anche nella Bibbia, anche nel Corano, sono considerati credenti. E a tal proposito, contro ogni radicalismo, è stata alcuni 138 leader islamici hanno scritto una lettera in risposta al Papa, a questo Papa di ora, a Papa Francesco e anche al Papa di prima, Benedetto XVI, e in risposta alla lettera aperta del Papa, hanno scritto una parola in comune tra noi e voi. E in questa lettera, che è un invito ai cristiani alla pace, si fa notare che le tre grandi religioni abramitiche, cioè che fanno riferimento ad Abramo, sono appunto l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, che quindi ogni guerra è sbagliata. Vengono fatte notare anche quelle che sono le controversie dottrinali, parlo per la natura di Gesù. E gli islamici pensano che Gesù sia soltanto il Messia, ma non lo considerano figlio di Dio. Nella lettera comunque si fa notare che anche tra i cristiani stessi non tutti sono stati concordi nei vari secoli sulla natura di Gesù, e questo è vero, basti pensare all'eresia ariana, che poi fu condannata nel concilio di Nicea del 325 d.C., in cui si dichiarava che Gesù era soltanto l'unto di Dio, figlio di Dio in senso adottivo, e primogenito della creazione, come dicono oggi i testimoni di Geova, che forse non lo sanno, ma sono gli eredi di Ario. Quindi, in poche parole, l'ISIS non c'entra niente con l'Islam, è un'organizzazione terroristica, come lo furono le Brigate Rosse in Italia. Chi non ha dimenticato il rapimento di Aldo Moro?
è un'organizzazione terroristica che si ispira a una religione che non è l'Islam, non è il Corano, non è l'ebraismo, non è il cristianesimo. È una religione che si sono inventati loro. E sullo sfondo di questo, come altre organizzazioni terroristiche, come per esempio Al-Qaeda di Bin Laden, sullo sfondo di questo fanno attentati. Questi attentati non fanno che suscitare l'odio americano e quindi continuano a scatenare guerra. E mentre in quella famosa lettera, una parola comune tra noi e voi, in cui viene fatto riferimento da questi leader musulmani che l'hanno scritta, sia al Corano ma anche alla Bibbia, vengono citati i passi dell'Antico Testamento e del Vangelo, è un invito alla pace. Su questo invito alla pace gli americani dovrebbero riflettere sì, ma quelli che fanno parte dell'ISIS dovrebbero smetterla di fare attentati, dovrebbero capire che loro non è Islam, il loro è una religione satanica, l'ISIS è questo, non fa parte dell'Islam ma è una setta satanica quasi, perché chi uccide cristiani, chi uccide donne e bambini, si può definire religioso, quelli che si fanno saltare in aria in nome di Dio e sicuramente non andranno in paradiso, ma andranno all'inferno, andranno a fare compagnia al diavolo per l'eternità, quello che viene chiamato Iblis, e i musulmani che mi ascoltano lo sanno. Quindi quando voi musulmani sentite parlare di queste organizzazioni fondamentaliste che purtroppo hanno fatto anche cattiva pubblicità all'Islam, perché dal telegiornale si sente parlare sempre di questo, quando sentite parlare di queste cose, allontanatevi e fate chiaro, come quei leader che hanno scritto una parola comune tra noi e voi, fate presente che l'ISIS non c'entra niente con l'Islam e che è qualcosa di abominevole. Con questo è tutto, vi saluto.